Ciao a tutti draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andremo a parlare di un'altra arma in Carnon. Quest'oggi andiamo a parlare della Prisma Angstrom, eccola qua. Vi faccio vedere in questo momento i vari bonus: aumenta il danno di 50 con sovrascudi più 50. L'altro era con energia massima oltre 700, aumenta il moltiplicatore del danno critico, è tantissimo, ma 700 energia e passa, non li ho con tanti Warframe, però sarebbe il caso perché ha un moltiplicatore critico caruccio da potenziare. Velocità di ricarica, oppure capienza delle munizioni, oppure velocità proiettile. Qui sarebbe carino anche mettere la capienza delle munizioni massime, perché 18 è veramente pochino, però l'idea è quella di stare sempre in modalità Incarnon, o comunque sarebbe figo stare sempre in modalità Incarnon. Infine aumenta la velocità critica del 10% e il moltiplicatore del danno critico di 0.2% in più, oppure c'è critico e 6 ed effetto 6%, oppure 40% di danno diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio. Io scelgo quello del critico e del moltiplicatore del danno critico. Sigla! La Prisma Angstrom, che ve lo dico a fa, la vende il Baroque Tia quando la porta, quindi un pochettino randomica come cosa, e la vende per 210.000 crediti e 475 ducati, quindi dovete avere fortuna che la porti. Se siete di grado maestria 8 o superiore, potete acquistare questa meraviglia, che non è altro che una pistola lancia missilini, lancia giusto un paio, lancia missilini di fatturazione corpus, con un colpo normale, questo qui, e un colpo caricato, che farà più danno, lancerà più missili. È possibile caricare anche soltanto con due colpi, o caricare addirittura con un singolo colpo. Farà un pochino di danno in più in base a quanti missili state caricando, se uno, due o tre. Il colpo singolo invece è quello che ha il danno in teoria inferiore delle tre. 1 e 3 di Riven Disposition, che comunque non fa male a nessuno. Avete già visto i buff che ho scelto. Sparo multiplo, siamo a 8 e 1? How? Come? Come 8 e 1 di sparo multiplo? Ah, vabbè, sì, ha la caratteristica un pochino sballatucce la nostra simpatica Prisma Angstrom. Mancherebbero due forme, poi ve la faccio vedere con 5, perché, raga, le forme cominciano veramente a scarseggiare, pure i platini. C'è caldo e non ci voglio manco di giocare a Warframe, quindi me. Però vorrei cambiare Scorch con la Primate Heated Charge per poterla giocare col Cascadia Flare. Gioca veramente caruccia in questo modo qua. C'è anche una Steady End, perché avete visto che ha un po' di rinculo sia il colpo normale che quello caricato, ok? E quindi mi piaceva metterla. Non diminuisce tantissimo il rinculo, però un pochino si nota la differenza. Il resto della build è abbastanza semplice: l'Eval Torrent, le due galvanizzate, le due per il critico. Se non aveste le galvanizzate, mettete il diffusion normale, ok? Non avete il galvanized shot, mettete Hornet Strike finché non avete lo shot, o mettete ma io che cavolo ne so, scusate. Mettete una Expel ci sta veramente veramente bene. Per costruire la Prisma Angstrom modalità Incarnon vi serviranno come al solito 20 Pathos Clamp, 70 UEMAG e 80 Lamentus, che sono io il 90% del giorno. Il colpo secondario, ossia durante la forma Incarnon, ok, diventa ad azione automatica, non è più a carica, ok. E abbiamo delle statistiche molto diverse. Faremo principalmente fuoco, più il nostro effetto, in questo caso il virale. Il fuoco diventerà il principale qui, come potete vedere, grazie alla mod. Ma anche togliendola, il fuoco resta lì, ok? Cioè il fuoco lo fa come colpo secondario, d'accordo? Mentre in quello primario fa fuoco, esplosione e virale. Il fuoco serve perché l'ho messo io, altrimenti faceva semplicemente esplosione e vi attaccate, ok? È un caricatore di circa 120 colpi, o sono 150, adesso non mi ricordo,
e spara una marea di colpi. Ha proprio, ah, eccolo qua, 120 colpi. Ha una marea di colpi e rimbalzano. Sono dei colpi, sono dei piccoli missili, ok? Che rimbalzano una singola volta. D'accordo? Quindi colpiscono il muro, un nemico o anche un alleato scoperto, e rimbalza il colpo. Molto, molto, molto caruccio. Adesso ve la faccio vedere con dei nemici di livello steel pat. Dovremmo riuscire a fare delle kill anche con questo. Ci ho detto che metterà il virale, non importa, perché l'arma comunque fa virale di suo, quindi comunque lo mettiamo. Ovviamente bisogna fare headshot se io sparo ai piedi. Comunque l'esplosione, visto che genera dei piccoli razzetti, andrà ogni tanto a generarci la nostra carica per l'incarnon. Potremmo anche, volendo, caricare il colpo. I danni, come vedete, non sono ancora altissimi perché non abbiamo avuto manco una kill, d'accordo? Però in alto a destra possiamo già vedere il contatore del danno che incrementa dato dai colpi infuocati, chiamiamoli pure così. Forma Incarnon, è molto bella. Sembra un toro, mettiamola così. E come vi dicevo, il proiettile rimbalza una singola volta. Boom! Vedete? Una volta rimbalza. Capisco qualcosa. Dopo che rimbalza quella volta, il proiettile sparisce. Il rimbalzo due volte. Va bene, a volte rimbalza due volte, non capisco. Colpendo i nemici, in questo modo, guardate qua. Vengono colpiti tantissimi nemici alla volta. Perché vuoi o non vuoi, i colpi prima o poi li beccano con i rimbalzi. I danni non sono elevatissimi, non sono da oh mio dio li ho shottati, ma è talmente tanto facile, vedete, tornare alla forma Incarnon, che voi non starete mai più senza la forma Incarnon. Mai più. Mai più. Potete letteralmente sparare tutto quanto a vuoto in questo modo. Sparare un singolo colpo a un nemico e sei di nuovo con la forma Incarnon. È come il Torrid. Ed è perennemente in forma Incarnon. Non vi piace la forma Incarnon? Attivatela comunque una volta per il danno, mettiamola così. Ma una volta che avete le statistiche elevate... Mannaggia, ho sbagliato a mirare. Fa danno anche il colpetto di prima che magari non vi faceva impazzire, ok? Cioè, shotta pure quello, a una certa. Preferisco sempre la forma Incarnon perché... è una mitraglietta, è bellissima. Purtroppo pochi critici arancioni con... forse mi devo mettere il gatto del critico invece del gatto del virale, ma insomma... Siamo lì, ecco. Vedete, fine della forma Incarnon. Boom! Forma Incarnon. Stupenda, stupenda. Non mi è mai piaciuta la Prisma Angstrom, mai, ma tipo mai, 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 mai. Mi fa ancora cacare la forma normale, ve lo giuro, perché odio sta cosa che uno ha pochissimi colpi e adesso i colpi per ricaricarli, per trovarli a terra, è un infarto. Poi ne spari tre a volte, più il tempo che ricarichi che altro. I colpi, anche se ho messo velocità di sparo, sono lenti, non raggiungono quasi mai il nemico. Quello schiva, scappa, muore nel frattempo. I vostri alleati li distruggono e voi siete là che piangete lacrime amarissime perché non riuscite a colpirli. Cosa ne pensate di questo Prisma Angstrom? Purtroppo è complicato ottenerlo. Se non lo avete già da parte, è veramente una seccatura ottenerlo, perché dovete aspettare il baro. E il baro, boh, sta lì. Prima o poi prima o poi tornerà la porta, questa arma. Però che fate nel frattempo? Vi guardate il video e dite: oh, che bella, prima o poi l'avrò anch'io. Diciamo che si può fare anche con l'Angstrom normale, però non sono basse le statistiche della Prisma Angstrom, sono tipo 26% di status, no, dov'è? Quello base, volevo dire, eccolo qua, 26% di critical chance status, pardon, e 2,2 di critical multiplier e 18 di crit chance. Non sono basse, ma è proprio il tipo di proiettile. Il fatto che vedevo che colpi, non potete spammarlo, che fa pochi danni. Ok, che fa veramente pochi danni.
Poi nella forma in Carnon le statistiche, avete visto, aumentano leggermente. Abbiamo un 20% di status e 26% di critico, ok, che noi poi incrementiamo ulteriormente ovviamente con i nostri bonus. Forma in Carnon, eccoci qua, abbiamo il 100% di crit chance, 5 perdi, moltiplicatore critico, che su un'arma non melee non è male, ecco, non è affatto male. Langstrom però, vi dicevo, sia 0,05 di Riva in disposition in più, ma le sue statistiche sono più basse, e quindi sprechiamo un Incarnon per un'arma che è incompleta. Fate voi. Intanto fatemi sapere nei commenti se vi piace quest'arma, come la giocate, se boh. Io la odio, ve lo giuro. Non fosse per la forma in Carnon, non l'avrei mai giocata. Quindi grazie mille DE per questa bella opportunità, perché altrimenti non l'avrei mai giocata. Ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, draghi.